L'altro giorno. Non si sa come mai Finanza all'interno dell'azienda sia riuscita a tirar fuori delle carte che dimostravano che si erano imboscati tanti soldi. Io penso che lì da noi potrebbe succedere la stessa identica cosa che è successo lì. Perché il giro, i soldi che si facevano lì dentro, qualcuno di noi lo sa e se volete ne possiamo anche parlare. Come mai non ci sta più sta liquidità? Che sta bene, non devono far vedere che ce l'hanno perché stanno in concordato, ma che a me tu mi tieni con 3 mesi senza stipendio, tu sei una carogna, ripeto sto termine. Quindi ci sarà un organo preposto a fare un'indagine del genere e a stanà i soldi che c'hanno in Lussemburgo, in Svizzera che gli sta lì vicino, ok? Lì abbiamo lavorato sprontattuto. C'era stato promesso questo organo che ci stava, alla regione non mi ricordo l'ultima volta. Perché ora è troppo tardi che arriva il giudice e magari prende in visione l'ultimo anno arrosti a non vinì, l'ultimo anno fatturato meno di zero. Bisogna forse andare a vedere un pochettino dietro, come quando si fa il conteggio per la pensione. Bisogna andare a vedere negli ultimi 5 anni i camion che sono partiti, il valore di ogni camion, e noi lo sappiamo, ripeto. Capire che non hanno pagato nessuno, non hanno pagato neanche voi che siete il bus, diciamo noi per certi versi, non hanno pagato i fornitori, non hanno pagato chi lavorava per conto terzi, i rifiuti, erano anni che stavano a mucchiare i rifiuti, chiunque, mi dispiace dirlo, i sindacalisti in primis se dovevano allarmare, chiunque si sarebbe dovuto allarmare perché se stava a mucchiare, ragazzi, ci sta una montagna di rifiuti che non ce la mandiamo dopo se falde acquifere sono inquinate, perché lì fra pochi anni succede la stessa cosa. Allora Castiglioni, che tocca fare chiapparlo sull'osso del collo, sta a de un territorio come Spoleto, la denigrato, ci ha abbassato la testa, la dignità ce l'ha messa sotto i piedi e in più lui ci ha fatto i soldi. Si parla di 2 milioni al mese di fatturato, 2 milioni. Se tu fuori gli stipendi arrivava a 600-700 mila euro, tutto il resto è messo dentro la saccoccia, come si dice a Spoleto. Allora, quello che ricordo io, penso del verbale, che ma dai, so questa quale. Sono diversi anni, ma sono anni, non lo sapevo, non lo so. 56. Ah, salutato, allora, dite dei pezzi di cose che ripetete sempre, che conosciamo benissimo, alle cose che ha aggiunte lettori, non hanno aggiunte altre. A parte il fatto che l'ultimo incontro che c'è stato formale, istituzionale, amministrazione comunale, sindaco, presidente del Consiglio, che capigruppo è stato fatto a ottobre e non a maggio, tanto per essere chiari. Se no qui ci scordiamo le cose, sta la stampa presente, poi scrivo quello che gli pare, Chiara scrive che poi non ha fatto niente, Chiara va a vedere i comunicati stampa e scopre qualcuno che c'è stato qualcosa. In più il sindaco mi risulta che poi volevo dire a lui qualche passaggio l'ha fatto, perché non voglio entrare. Può darsi con qualcuno, ci ha parlato, non lo so. Con qualcuno, può darsi, ma qualcuno di voi può darsi, può darsi con qualcuno, però lo dico a lui. Adesso il problema che dice lui, che è più serio, va bene? È un pezzo del verbale dell'altra volta, quando dicevamo pure, va bene, che facevate la produzione, va bene? E che non partivano i camion, va bene? Perché non c'erano la liquidità per pagare i trasportisti. Questi sono gli ultimi mesi che siamo stati aperti. Certo, ma questo ve lo dico per dirvi che le cose le conosciamo, va bene? Cioè, io volevo rimarcare che comunque sia sempre che quello è un boraccio, lui siamo boracci, era l'unica conseguenza. Ma il punto adesso è uno solo, va bene? E capi che succede questa parte?